Anthony Martial aveva iniziato la stagione sulla panchina del Monaco, titolare appena due volte alle prime 10 giornate di campionato. L'esordio dell'attaccante francese non è stato certo dei più memorabili. Con appena una rete a referto dopo la 24esima giornata in Ligue 1, il ventenne aveva due scelte: rispondere o subire le critiche. Martial ha optato per la prima soluzione. Autore di buone prestazioni in Champions in concomitanza con la qualificazione occorsa ai danni dell'Arsenal, l'attaccante ha firmato 4 reti nelle ultime 3 giornate in cui è sceso in campo titolare. Sembra proprio che le istruzioni di Leonardo Jardim, insomma, siano state finalmente metabolizzate. Martial è ancora giovane, sta crescendo, ha avuto un inizio di stagione difficile effettivamente, ma adesso capisce molto di più quello che voglio da lui. Oggi è molto più meticoloso, molto più preciso, e presta più attenzione, ascolta molto meglio le istruzioni. Non solo Monaco però, perché Martial fa parlare di sé anche in nazionale minore. Lunedì ha messo a segno una doppietta nel 4-1 che i Galletti hanno rifilato all'Olanda in amichevole. Il giovane attaccante è così giunto a quota 4 con l'Under 21 e i primi due gol li aveva messi a segno a novembre del 2013 in un'altra travolgente vittoria 6-0 contro l'Armenia. Le sue prestazioni nel frattempo non sono certo passate inosservate al resto d'Europa. Su di lui infatti ci sarebbe l'Everton pronto a portarlo in Premier League, ma soprattutto la Juventus, che toglierebbe volentieri Martial a Jardim in vista del match di Champions League. O basterebbe non farlo partire titolare, visto che il Monaco non ha ancora mai perso nelle 12 partite in cui la giovane punta è scesa in campo tra i primi 11 in formazione.